Vigili del fuoco di Merano Centro, Maia Bassa e Quarazze, impegnati stamani alle 7.30 per un incendio che si è sviluppato al Maso Ramp, una vecchia costruzione di Maia Bassa a poca distanza dalla caserma dei pompieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona che avevano notato del fumo uscire dalle finestre. L'incendio è partito dal piano terra e è andato avanti sulle scale in legno. La causa al momento è incerta e appunto non si sa per quale motivo sia. Fortunatamente stamani nell'edificio non si trovavano persone. Tutti e due gli appartamenti che sono coinvolti nell'incendio erano vuoti al momento dell'incendio, anche di notte i proprietari non erano nell'appartamento. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze con una settantina di volontari, due autoscale e altrettante autobotti. Dopo circa due ore di lavoro l'intervento si è concluso e si è proceduto dunque alla messa in sicurezza dello stabile. Abbiamo messo in sicurezza la struttura statica anche un po' della casa perché qualche trave in legno si è bruciata e perciò la statica è stata danneggiata anche. Adesso non resta che la conta dei danni che secondo una prima stima sarebbero ingenti.